La rivista Vocazioni giunge ormai al suo 40° anno. Siamo in quest'anno celebrativo che abbiamo voluto anche evidenziare dalla cover del primo numero di questo 2023. La rivista vuole essere uno strumento di formazione, soprattutto per coloro che sono coinvolti nella pastorale delle vocazioni. 5 anni fa c'è stato un cambio nella veste grafica, ma anche nel contenuto, in cui sono stati aggiunti diversi contributi e soprattutto in riferimento alle rubriche e agli inserti. Ogni numero della rivista Vocazioni sviluppa un tema che parte da un versetto biblico. Il tema viene preso in considerazione prima di tutto dal dossier principale, che è il più corposo. A questo dossier si legano 4 altri dossier satellite, 5 rubriche. Il tesoro dello scriba, che si occupa di prendere in considerazione testi spirituali dell'Oriente e dell'Occidente. La porta accanto, che aiuta a considerare le storie di santità. Assaggi d'autore considera la fantasia dello spirito, che è autore di ogni carisma. On My Way si occupa del linguaggio utilizzato dai giovani. Di Terra Nuova, di considerare i luoghi, l'arte. Nell'online gli inserti offrono tanti contributi che ci permettono di interagire e di approfondire i temi che vengono presentati. La rivista Vocazioni può essere molto utile anche per il nostro lavoro pastorale tutti i giorni, in parrocchie, in associazioni, in movimenti e nella nostra diocesi. Soprattutto facciamo qualche esempio per preparare un consiglio pastorale, per approfondire alcune tematiche che riguardano i nostri giovani, per cercare di guardare quali sono i temi principali che affronta la nostra Chiesa. Per cui è importante non solo andare a fare i nostri percorsi, ma anche prepararli, approfondire, cercare di condividere insieme quali sono le idee, le domande, gli spunti. Quindi Vocazioni può essere molto utile per fare questo lavoro preparatorio alla nostra attività pastorale. Non rinunciamo ad approfondire i temi e cercando soprattutto di cogliere gli aspetti che più riguardano il nostro percorso di vita.